Eccoci qui con una nuova puntata di Genius all'insegna dell'arte e della cultura. L'argomento di oggi è la psicomotricità. Un argomento in cui non sono assolutamente ferrato e quindi vorrò saperne di più io per primo dalla nostra ospite. La presentiamo subito. Tra qualche istante. Un buongiorno, eccoci di nuovo qui in studio con Genius. Un buongiorno Eleonora Buongiorno Alberto, e buongiorno alla nostra ospite. buongiorno alla nostra ospite, la dottoressa Maria Rosa Madera, psicologa, psicoterapeuta, psicomotricista e tante altre cose che andremo a scoprire nell'arco della puntata. Innanzitutto, beh, spieghiamo che cos'è la psicomotricità, dottoressa. Sì, vede, la psicomotricità è una disciplina che viene da lontano, nasce in Francia, siamo ancora nel secolo scorso, e nasce come disciplina che si occupa dei problemi dei bambini. Ma da lì poi avrà un vasto sviluppo anche rispetto a disagi relazionali e motori e alla diversità della vita. Ecco, quindi è interessante vedere come arrivi in Italia grazie all'editore Armando, che provvederà proprio a far tradurre i primi libri di Lapierre, di Couturier, di Le Bouche e anche della Maria Luisa Orlic, no? Provvederà a farli tradurre e quindi promuoverà attraverso questi testi e delle iniziative che poi avranno un grande sviluppo. Dunque è una disciplina che si occupa di diversi problemi e di diversi stadi di sviluppo della vita. Noi addirittura adesso abbiamo proprio promosso la diffusione della psicomotricità anche in età adulta, anche per gli anziani. E questo è indubbiamente un'azione utile per la salute di queste fasce per noi, per l'umanità intera, ma è utile anche perché va a integrare diversi contributi di altre discipline, che possiamo anche vedere, ma diventa un po' più impegnativo. Mi lascio guidare da voi anche su questo. Quali sono le vostre curiosità? Infatti il termine arte è anche implicito nel titolo, l'arte del gesto e del movimento in psicomotricità. Quindi l'arte in che misura e in che modo? Ma l'arte, diciamo, come espressione di un linguaggio che attinge a diverse discipline, quindi c'è un'integrazione, un'arte di integrazione, se vogliamo, anche dalla danza, in questo caso voglio citare ancora la Orlic, che applicherà il suo metodo presso cliniche psichiatriche addirittura. Arte perché in psicomotricità ci si occupa di un gesto armonioso relativamente al mantenere l'equilibrio, relativamente all'andare verso l'integrazione del gesto. Equilibrio e integrazione, vedete, sono anche due termini che abbracciano un significato complesso, cioè quando noi siamo in equilibrio con il nostro corpo, è perché stiamo anche in equilibrio con la nostra mente. Quando siamo, in coordinazione con i nostri gesti, siamo anche in coordinazione con i nostri pensieri, perché il corpo è una unità, no? Che prevede anche il significato di mente contemporaneamente. Non c'è una suddivisione, una schizofrenia in questo nostro approccio. Ecco,
Lei ha detto alcune cose che mi hanno stimolato la curiosità in una maniera incredibile. Oggi noi viviamo, diciamo, un'epoca in cui il nostro corpo è sovraesposto in tutte le forme possibili e immaginabili, in tutte le comunicazioni. E il nostro corpo appunto racconta, cioè tutta una comunicazione non verbale che attiene al discorso della postura, non solo dell'espressione piuttosto che della mimica, piuttosto che del movimento degli occhi. Ecco, quanto siamo effettivamente consapevoli di raccontare con il corpo oggi, che pure lo esponiamo dappertutto? Ma la consapevolezza, in effetti, in questa disciplina che è la psicomotricità, è un obiettivo da raggiungere. Quindi laddove il conduttore di psicomotricità, cioè lo psicomotricista, no, sollecita movimenti, suggerisce, mette nelle condizioni, no, di un'espressione gestuale armonica, ecco, là già è contenuto il significato di insieme del corpo, di linguaggio del corpo. È una, diciamo, è un concetto che, che è trasversale anche ad altre discipline, certamente, che si occupano della salute corporea e dell'equilibrio corporeo. Nella psicomotricità tutto questo avviene gradatamente, e dopo il gesto segue la parola, cioè il corpo si fa anche parola. Allora, percezione di sé, del proprio io corporeo, delle proprie capacità coordinative, dell'equilibrio, e poi nella seduta ecco che la parola racconta l'emozione, la porta all'esterno, e quindi c'è un acquisire, no? Una percezione di sé più completa, più globale, e anche una maggiore scioltezza nella comunicazione verbale. Io sono incantata quando la sento parlare, ma non soltanto per quello che dice, ma per il modo in cui lo esprime. C'è questa gentilezza nella sua voce, questa accoglienza, che credo che in questo contesto, attraverso proprio l'attuazione di questo lavoro, trovi un riscontro assolutamente positivo e anche terapeutico. La gentilezza, ne parlo nell'ultimo capitolo di questo libro edito da Armando, ma è un tema che è stato e che è tuttora indagato, in particolare presso l'Università di Ferrara, dove il professor Caracciolo ha aperto questo discorso. Il professor Caracciolo è un medico psichiatra, quindi è ordinario all'Università di Ferrara. Ci ha fornito, no, generosamente i suoi studi, gli studi dei suoi studenti, su come adottare il metodo della gentilezza, su come questo sia terapeutico, cioè curativo. Allora, non è solo una questione di buona educazione essere gentili, oppure una modalità per sedurre l'altro, no? No, no, è uno strumento di cura essere gentili, dunque va inserito insieme alle altre cure, non lo si può assolutamente trascurare. Ecco, lei ha parlato di terapia, di cure, Eleonora ha introdotto il tema della terapia. Volevo sapere, la psicomotricità che tipo di applicazioni ha? E quali sono i target più interessati da questo punto di vista? La psicomotricità ha una vastissima applicazione, perché nasce, si diceva, no? All'interno della neuropsichiatria infantile, cito giusto uno che per gli esperti è conosciuto, un certo Dea Giulia Guerra del secolo scorso, e da lì mano a mano, no, trova applicazione in ambito psichiatrico, in ambito neurologico, fino poi nel tempo ad acquisire una valenza educativa. Ecco che quindi anche nella scuola entra la psicomotricità, per quello che per esempio sono le attività del leggere e dello scrivere, perché leggere e scrivere
prevede una coordinazione di lettere all'interno di uno spazio che può essere quello grafico, ma può essere anche quello del computer, no? Del foglio, dove è richiesta tutta una, diciamo una disponibilità psicomotoria. Ecco, ecco, lei in quanto direttore scientifico dell'Istituto Psicologico Europeo IPSE di Varese, nonché fondatrice della scuola di specializzazione in psicoterapia integrata e di comunità di Busto Arsizio, sta, immagino, portando avanti questo discorso legato alla psicomotricità in Italia. Il suo ultimo libro, edito per Armando Editore, L'arte del gesto e del movimento in psicomotricità, ne è un esempio. Qual è l'attenzione degli enti preposti, penso per esempio alle scuole che lei ha citato, oppure agli istituti di cura, agli ospedali, eccetera, affinché questa modalità di lavoro venga integrata nelle terapie che normalmente si associano ai pazienti? Sì, è in pieno sviluppo, direi, negli ambienti che lei ha citato, quindi dagli ospedali alle scuole, laddove sono presenti persone che necessitano comunque di relazione con gli altri, quindi ha anche un aspetto socializzante, no? Direi, oltre che curativo. E nelle diverse specificazioni, cioè ad esempio nella scuola, laddove si trovano difficoltà sui processi di apprendimento o anche su processi di espressione grafica, ecco che la psicomotricità interviene, cioè lo psicomotricista oppure il neuropsicomotricista dell'età evolutiva, che è un'altra figura che si forma con corsi universitari, no? Intervengono in, e qui l'integrazione, intervengono in integrazione con gli altri sistemi e metodi per l'apprendimento della lettura e della scrittura. Io sono stata per tanti anni anche insegnante di scuola elementare, la mia carriera, ecco, forse sono diventata psicomotricista proprio perché mano a mano, no? Ho avuto delle motivazioni professionali e personali che mi hanno accostato ad una disciplina che tenesse conto di diversi contributi. Ecco, quindi a partire dalla scuola per i processi di apprendimento, ma con una presenza anche curativa all'interno di luoghi proprio dove il bambino viene accolto, come può essere un reparto di pediatria, per altri motivi. Cioè, ecco che la psicomotricità, con la gentilezza, il coinvolgimento della parola perché il bambino possa esprimere anche il suo disagio, la capacità di lettura dell'espressione grafica, cioè è una disciplina indubbiamente straordinaria, alla quale ci si deve accostare con un'intenzione, che è quella di aprirsi a un mondo di sapere, di conoscenza e di studio che è vastissimo. Eh sì, e infatti io vorrei anche ritornare al valore e al messaggio portante di questo libro, e non cadere nell'equivoco di pensare che possa essere destinato soltanto ai professionisti, Alberto. Io credo che sia un libro utile, appunto, per chiunque, anche per chi si ritrova al di fuori, lavorativamente, professionalmente, da questa disciplina che invece, appunto, come ha sottolineato bene Maria Rosa Madera, coinvolge un po' tutti nella vita, quindi da quando nasciamo fino agli ultimi giorni della nostra vita. Ed è molto interessante anche il fatto che lei abbia sottolineato la dimensione degli anziani, di cui pochi si occupano, ahimè.
Beh, questa è indubbiamente una dimensione che richiede sempre una maggiore attenzione perché il tempo della vita si è allungato, no? Anche, quindi anche diciamo, le richieste da parte delle persone âgé, chiamiamole così, come direbbero i francesi, visto che è un termine che affascina per certi versi, no? Perché anch'io che mi avvio mano a mano verso un'età significativa, ecco che forse ho un motivo anche personale per occuparmi della psicomotricità con gli anziani. Ma stiamo inserendo, e questo è un progetto che spero di realizzare sempre con Armando Editore, perché Armando Editore è stato il primo che ha portato la psicomotricità in Italia, questo va assolutamente sottolineato, ed è l'editore più ricco in merito alla produzione, non ricco nel senso che ha una ricchezza di testi e di contributi sullo studio della psicomotricità eccezionale, dicevo, no? E la voglia di occuparsi degli adulti, quindi in quella fascia d'età che va fra l'adolescenza e l'anzianità. Ecco, perché in questa fascia ancora la psicomotricità, credo, non sia così praticata e conosciuta. E indubbiamente sarà un progetto molto interessante. E ce lo auguriamo, Eleonora, e ce lo auguriamo anche di avere, magari per ulteriori approfondimenti, la dottoressa Maria Rosa Madera ancora con noi qui a Genius, perché l'argomento è oltremodo stimolante e apre ad orizzonti veramente nuovissimi. Mentre la dottoressa parlava, mi veniva in mente l'applicazione della psicomotricità nei luoghi di lavoro, dove c'è necessità di socializzare, appunto, e anche di riscoprire, perché no, il valore della gentilezza. Ma magari ne parleremo anche in occasioni future, vero Eleonora? Sicuramente. Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori questo testo formativo, L'arte del gesto e del movimento in psicomotricità, di Maria Rosa Madera, edito da Armando Editore. E ringraziamo l'autrice per essere stata con noi, per averci concesso il suo tempo prezioso, per averci aiutato a capire meglio questa parola misteriosa con la quale avevamo aperto la trasmissione e che credo abbia stimolato la curiosità a tutti coloro che ci seguono. Dottoressa, la ringraziamo per essere stata con noi e ci auguriamo di averla di nuovo presto con noi. Bene, grazie a voi per questa vostra ospitalità e per questi spazi preziosi dove la diffusione della psicomotricità passa attraverso anche la vostra parola. E noi ci sentiamo presto, ci rivedremo presto con una nuova puntata di Genius.